Siamo al Consiglio regionale del Lazio con il sindaco di Ladispoli Alessandro Grando per l'audizione sull'erosione con i sindaci del litorale. E allora io chiedo, sindaco, oggi è un evento molto importante ed oltretutto siamo alla regione, quindi un gesto di vicinanza non solo simbolica da parte della Pisana ma anche concreta. Assolutamente sì, il tema dell'erosione per i comuni costieri è un tema sempre attuale. D'inverno dobbiamo fare i conti con le mareggiate che spazzano via le nostre coste, che diminuiscono la quantità di spiaggia, e d'estate poi dobbiamo fare i conti con quello che rimane per gli stabilimenti e per i turisti. C'è quindi bisogno di un intervento organico da parte della regione e quindi abbiamo tutti i colleghi sindaci, compreso il sottoscritto, partecipato con molto piacere, perché c'è bisogno di una collaborazione che fino a questo momento devo dire non c'è stata. Soprattutto perché adesso ormai l'estate è arrivata, quindi è ancora più fondamentale proteggere le coste per garantire sia divertimento ma anche sicurezza a tutti i cittadini e i turisti. Assolutamente sì, ci sono tratti dei litorali di Ladispoli e non solo che sono ormai scomparsi, il mare è arrivato a ridosso delle abitazioni, quindi si tratta di interventi da un lato di messa in sicurezza e dall'altro di interventi per incentivare il turismo. Ecco, quindi noi a Ladispoli abbiamo la fortuna di avere un progetto già approvato che è già al vaglio dell'area valutazione ambientale della Regione Lazio. Quello che dobbiamo ottenere, che proveremo a fare, è ottenere un'integrazione del finanziamento, perché purtroppo nel frattempo con il caro prezzi i fondi che avevamo a disposizione non sono più sufficienti.